Chi ha conosciuto Italo Nannini sa bene che era un vulcano di idee, sempre in prima linea di fronte alle ingiustizie. Uno spirito inarrestabile, accompagnato da un impegno incessante verso i più deboli, senza limiti geografici. E proprio a lui è dedicata l'iniziativa intitolata Non Voltarsi, organizzata per lunedì 22 marzo dai familiari e dai volontari dell'Africa Chiama, a un anno esatto dalla scomparsa del presidente e fondatore dell'associazione umanitaria. È un'iniziativa attraverso la quale l'Africa Chiama destinerà ogni anno un contributo ad un progetto, ad una problematica che in quel momento ha un'emergenza in qualche modo. Per quest'anno, quindi per la prima iniziativa, l'Africa Chiama ha deciso appunto di non voltarsi di fronte a quella che è l'emergenza appunto delle migliaia di persone in fuga lungo la rotta balcanica, e quindi destinerà una somma di 2.000 euro a un progetto concreto di Caritas Marche, che appunto è presente in quei luoghi proprio a sostegno delle popolazioni. Il programma prevede per lunedì pomeriggio alle ore 18 una santa messa in ricordo di Nannini alla parrocchia San Pio X. La sera invece alle 21 si terrà un appuntamento dal titolo Voci dalla rotta balcanica sulle pagine Facebook di Caritas Marche e Africa Chiama. Inoltre, in ogni centro realizzato dall'associazione, a Nairobi in Kenya, Iringa in Tanzania e Lusaka in Zambia, verrà piantato un albero in ricordo del suo fondatore. Mio padre ogni volta che faceva un viaggio in Africa ci teneva tantissimo alla bellezza del centro, quindi la prima cosa che notava erano i fiori e le piante colorate, no? E quindi il fatto che soprattutto fosse un centro bello ad accogliere i bambini. E quindi l'idea anno dopo anno di arricchirlo appunto con piante, fiori e frutti è per noi uno dei modi appunto per ricordare il lavoro che ha fatto e soprattutto la testimonianza che ci ha lasciato. Un gesto simbolico che cade proprio nel ventennale dell'associazione, che negli anni ha portato a termine centinaia di attività e progetti legati ai settori dell'alimentazione, dell'istruzione e dell'inclusione scolastica. Quest'anno più che mai, diciamo, è stato un anno molto particolare, di grande difficoltà, ma ci teniamo a dire che nessun progetto è stato lasciato indietro, e quindi abbiamo potuto garantire cibo, salute e istruzione a ben 21.000 persone. E questo è possibile anche grazie al supporto e al sostegno dei tanti volontari e sostenitori sparsi in tutta Italia. È sempre possibile sostenere l'associazione e tutte le attività attraverso mille forme di sostegno. L'ultima, quella che proprio stiamo realizzando in questi giorni, è la vendita delle uova solidali a sostegno di un progetto contro la malnutrizione.